Чем мне будет уже делать кино? А что хотите, чтобы он делал? Kunis ha dato spesso dimostrazione di essere sportiva nelle interviste, ma questa volta ha battuto ogni record e l'ha fatto con un giovane conduttore di BBC Radio 1. Seriously, I'm petrified, but shall we? So far you're doing a great job. Really? No, but we'll see what happens. Okay, good. Nel panico di trovarsi di fronte a lei, il giornalista ha dato vita a una chiacchierata a dir poco surreale, spaziando tra improbabili drink e il calcio, senza mancare ovviamente l'occasione di invitarla fuori. Yeah, we go to a Watford match. It's a nice day out. We could go for like a Nando's before. Do you have Nando's? What are Nando's? It's like a chicken restaurant. Gosh, you're teaching me so much. I don't know if I'm doing the right thing here at all. And this is the best interview I've had today. Are you serious? I'm begging you. Yes. Adele ha ritirato numerosi premi ultimamente, tutti accompagnati da un discorso più o meno esilarante. A farla da padrone, oltre alla sua incontenibile emozione, il suo spiccato accento inglese nel dire grazie. E proprio questo grazie è il protagonista di un filmato ormai più che virale. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you for having us. Oh, thank you very much. Thanks. Oh, thanks. And thank you. Thank you so much. Thank you. Obama ha regalato un inedito spaccato di casa presidenziale, confessando che con le sue figlie ci sono argomenti di cui non si parla mai. Uno su tutti, il peso. L'ha dichiarato durante una chiacchierata a proposito di Let's Move, la campagna contro l'obesità infantile creata da lei stessa. Non voglio che le mie figlie siano ossessionate dal peso, dice. Voglio piuttosto che capiscano come comportarsi con il proprio corpo, perché ogni corpo è diverso. Michelle è da tempo in prima linea per combattere l'obesità infantile come problema nazionale. Per la sua campagna sono stati stanziati 10 miliardi di dollari in 10 anni.